Torniamo al conflitto. Il nostro paese è stato inserito dalla Russia tra quelli ritenuti ostili per l'adozione delle sanzioni che colpiscono l'economia russa. Una mossa questa di Mosca che va ad intaccare posizioni di molti gruppi ed imprese italiane presenti da tempo in Russia, ma che avrà un impatto diseguale, disomogeneo sui vari settori dell'economia. Vediamo meglio con Nicole Pieretti in studio. La guerra in Ucraina ha accentuato la crisi energetica, tanto che la ripresa del nostro paese appare a rischio. Questo ha detto in queste ore il presidente di Confindustria Bonomi e dice anche della possibilità, chiede che si valuti di riformulare e riscrivere il piano nazionale di ripresa e resilienza e anche di allungarlo nel tempo. Ma intanto ci sono già alcune conseguenze per diversi settori che soffrono particolarmente per gli effetti di questa congiuntura. Come vedete, le cartiere, imprese energivore che secondo l'associazione di categoria si stanno fermando sempre più spesso, questo perché il costo del gas per produrre una tonnellata di carta è nettamente superiore al costo di vendita, gas che serve per produrre l'elettricità che è necessaria ai macchinari e che è aumentato, dicono, di 10 se non 15 volte, di conseguenza ne fa le spese un po' tutta la filiera, dagli imballaggi fino al riciclo della carta. Poi c'è un settore che è tra quelli per il quale il nostro paese importa di più dall'estero, soprattutto i cereali. Soltanto per grano tenero e mais, vedete, importiamo intorno al 40% in tutto, soprattutto da Ungheria, poi da Russia e Ucraina, che sono primo e terzo esportatore al mondo di cereali. Ora però l'Ungheria fa sapere che potrebbe limitare le esportazioni per far fronte al proprio fabbisogno. Questo, dice il consorzio delle imprese del settore, metterebbe a rischio i nostri approvvigionamenti. Invitano dunque il governo a far sì che i principi del libero scambio nell'Unione Europea vengano rispettati. C'è poi il caro carburante di cui vi stiamo parlando e che ovviamente pesa molto su chiunque lavori con un mezzo di trasporto. Ci sono pescherecci fermi da giorni per l'aumento del prezzo del gasolio salito del 90%, rincari che pesano però su tutta la catena del freddo delle pescherie. Tutta la filiera chiede dei sostegni, questo dice Assoittici Confesercenti, ma è una situazione molto pesante anche per gli autotrasportatori. C'è una stima di CNA, secondo cui con gli attuali prezzi del gasolio far viaggiare un TIR comporta un aumento dei costi annui dei 9.300 euro, dunque 37% in più, un settore che è pronto a protestare. Secondo l'Unione delle associazioni dell'autotrasporto, i TIR protesteranno, gli autotrasportatori protesteranno il prossimo 19 marzo. A te. Grazie, Nicole. Conseguenze economiche della crisi.